esternalità positive e esternalità negative. I mali pubblici ovviamente sono le esternalità negative, cioè quelle esternalità che decretano il fallimento in quel momento del mercato. Per Buchanan, ma anche per Hayek, però non sono da considerarsi un male nel senso, come possiamo dire, quasi un male fisico per l'uomo, ma un input da cui poter valutare se costruire qualcos'altro oppure se poter continuare a investire in quel settore che ha prodotto un'esternalità negativa. Il mercato è quindi un'istituzione sia per Buchanan sia per Hayek. L'esempio più famoso che si utilizza nei libri di economia e di microeconomia è l'esempio del blocco degli affitti. Per esempio, a Milano il sindaco decide di bloccare il canone dell'affitto a 400 euro. Più di 400 euro non ci può essere un canone d'affitto per qualsiasi locale. Ovviamente il mercato deciderà di si adatterà a questa nuova legge, per cui molti appartamenti, molte case non saranno più affittate, oppure se saranno affittate ma in modo meno decoroso di come potrebbero essere affittate con un canone più alto, perché ovviamente il padrone di casa non ha intenzione di pagare una manutenzione sapendo che l'inquilino non potrà risarcirlo per esempio dei danni fatti. E allo stesso modo il canone di locuzione fissato a 400 euro potrebbe portare al deterioramento di alcuni palazzi storici, per cui ovviamente 400 euro non basterebbero per poter mantenere quella struttura, non so, per esempio in Piazza Duomo a posto che in Via della Spiga, ovviamente. Questo esempio è un esempio storico. Nel 1972 a New York furono bloccati per 3 anni furono bloccati gli affitti, e dopo 3 anni gli unici appartamenti che erano ancora in affitto erano a Brooklyn, nell'isola di Brooklyn e nel quartiere Bronx. Tutti gli altri erano stati venduti oppure non erano più affittati o erano affittati in nero, quindi a canoni più alti. E un altro esempio molto semplice è quello, Buchanan si dilunga molto sull'esempio del welfare state, lui è contrario al welfare state e si dilunga molto contro il welfare state, e parla del welfare state come un modo delle masse di cercare dei privilegi che in verità non avrebbero per la costituzione vigente negli Stati Uniti, ma in generale vigente in quasi tutti i paesi europei, e quindi un modo per le masse di tentare di sovvertire quello status quo che è stato firmato inizialmente. E, un altro esempio, senza dilungarci nel welfare state, che è un tema diciamo anche abbastanza dibattuto in questo periodo storico, possiamo fare un altro esempio, che è l'esempio che prende Hayek dell'inquinamento. E cosa succede? Nel momento in cui una fabbrica inquina, emette un male pubblico, emette un'esternalità negativa, per cui la fabbrica inquina. E quindi le persone che muoiono, malattie, eccetera. È vero, la fabbrica inquina, quindi andrebbe fermata. Ci sono due modi per fermarle. La prima è ponendo una legge che blocchi la fabbrica, che la chiuda, che le faccia pagare una multa, oppure che la obblighi a mettere dei filtri nell'aria. Il secondo modo è lasciare fare il mercato. Soprattutto Hayek, ma anche Buchanan, prediligono ovviamente lasciare fare il mercato. Infatti la loro teoria e le loro critiche all'interventismo statale in questo campo è, per esempio, si fa una legge per bloccare l'inquinamento di una fabbrica, ma nel momento in cui la fabbrica cambia produzione, questa legge non è più valida, oppure nel momento in cui le malattie continuano a esserci nel posto vicino alla fabbrica, nel paese vicino alla fabbrica, le emissioni saranno sempre troppo alte per la popolazione vicina, perché è provato che ovviamente vicino all'acciaieria le emissioni non possono scendere sotto un certo livello, perché ovviamente non serve più produzione per la quantità di sostanze nocive usate, ma contemporaneamente non c'è una correlazione via con
la morte delle persone o con i tumori. E allo stesso modo, se si fa una legge che imponga, magari sequestrando la società, quindi imponendone una ristrutturazione, la società perderebbe dei diritti o degli ordini. L'esempio più semplice che fa Hayek è di una società americana che il governo aveva, tra virgolette, nazionalizzato, l'aveva commissariato perché inquinava a Detroit. Questa fabbrica lavorava con la General Motors e la General Motors, nel momento in cui il governo la commissariò, stracciò tutti i contratti per non sapere se la produzione sarebbe andata avanti, se sarebbe arrivata in tempo oppure no. Quindi questo metodo statuale dello Stato provocherebbe automaticamente altri tipi di mali pubblici, per esempio la disoccupazione, per esempio un calo della produzione, quindi un calo degli stipendi. Invece il mercato, secondo Hayek, secondo Buchanan, secondo tutti i pensatori classici del Novecento, liberali classici del Novecento, soprattutto americani, potrebbe risolvere la situazione in altro modo. Innanzitutto pensiamo sempre a questa fabbrica che inquina, che quindi provoca delle morti. Sapendo, esce uno studio su un giornale nel quale c'è la correlazione tra morti e fabbrica. La fabbrica sarebbe costretta o a correre a dei ripari, oppure sarebbe costretta a far finta di niente. Se facesse finta di niente, la popolazione saprebbe che la fabbrica inquina, quindi deciderebbe di comprare, ma anche diciamo l'esempio d'acciaieria che non ha a che fare con la popolazione, le fabbriche diciamo più grosse da cui partono gli ordini, deciderebbero di comprare da dei concorrenti di questa fabbrica che noi chiamiamo X. E perché? Perché X innanzitutto inquina, quindi provoca un'esternalità negativa, perché magari ci sono delle proteste, quindi gli ordini non arrivano in tempo, perché magari è indagata dalla magistratura per qualche truffa alla società che gestisce l'ambiente, eccetera, e quindi i produttori, i compratori, decidono di rivolgersi ad altri. Nel momento in cui si rivolgono ad altri, X rimane senza ordini. Rimanendo senza ordini può fare principalmente due cose: o decide di applicare dei filtri e quindi decide di cambiare la propria strategia e quindi cercare di avere un'idea, una pubblicità positiva, oppure chiudere. Ovviamente un imprenditore deciderà di rivalutarsi all'opinione pubblica e quindi deciderà di applicare dei filtri e inquinare molto meno rispetto a quello che faceva prima. Questa è la grandezza, sia per Buchanan sia per Hayek, del mercato, per cui il mercato può agire da solo ed è l'opinione pubblica che sceglie, è l'opinione pubblica che decide quali fabbriche devono chiudere e quali fabbriche non devono chiudere. Un altro esempio banale, lo possiamo vedere per esempio nei cellulari. La Motorola, la fabbrica Motorola, non è riuscita a rimanere al passo coi tempi e è fallita, è stata comprata successivamente da Google, senza che nessuna legge imponesse che gli smartphone fossero i nuovi telefoni, ma tutto è avvenuto all'interno di quella distribuzione chiamata mercato, per cui gli iPhone, i Samsung hanno fatto un'ottima pubblicità, hanno fatto vedere le loro capacità, e Motorola purtroppo è rimasta invece indietro con i tempi, producendo dei cellulari diciamo scarsi tra virgolette, e quindi non rimanendo destinandosi a fallire e poi essendo occupata successivamente a Google. In conclusione possiamo dire che il mercato è un'istituzione, lo Stato è un'altra. I due non possono, secondo Buchanan e secondo Hayek, assolutamente, soprattutto secondo Buchanan, assolutamente toccarsi, non possono assolutamente interagire tra di loro, se non nella vendita di beni tra produttore e compratore, per cui se c'è una società che compra e che vende cancelleria per un'università pubblica, anche se Buchanan non era per fare l'evento di un'università pubblica, anche se poi successivamente in alcuni scritti
estremamente rari, anche le università dovrebbero essere tutte private. Comunque questo è, diciamo, lo Stato, l'università pubblica, quindi lo Stato compra e il produttore vende. Questo è l'unico punto di contatto tra queste due istituzioni, che devono essere concretamente distinte. In un mondo in cui la natura umana è quello di massimizzare il profitto, lo Stato quindi è necessario per frenare la bramosia umana e quindi per non corrodere tutti quei beni che noi abbiamo chiamato beni pubblici. Esso, se correttamente amministrato, è il fondamento di una società libera e lo strumento più benefico e utile per promuovere la società e il benessere umano attraverso la preservanza, diciamo, la tutela dei beni pubblici e dei beni comuni. Ma è soltanto uno strumento, un mezzo, e non può essere il fine ultimo dell'uomo. Quindi non può essere lo Stato il fine ultimo, ma deve essere l'uomo all'interno del mercato a trovare il suo fine, e lo Stato essere solamente un modo per l'uomo di non farsi una guerra tra di loro. Bene, grazie. Diamo la parola a Viscassan per un intervento di 15-20 minuti in modo tale da poi lasciare la parola anche al pubblico. Grazie. Sì, un po' lo più lungo così. Grazie. Allora. Appena questa è la USB. Ok. Forse perché è zoomato lo schermo. Sì, ma aspetta, guarda, facciamo. Ok. Scusi, cambi il computer, sì. Così almeno è già pronto. Vado, stacco direttamente. Ole. Ti dispiace se sto in piedi, che... No, si senta libero di stare con te. Ripetici. Perfetto, allora il mio collega ha già parlato di Buchanan, io presento invece il liberalismo di Hayek. Io parlo di una tradizione di Hayek di liberalismo, che è un liberalismo che si distingue da, diciamo, le altre scuole del liberalismo classico e del liberalismo del Novecento. Adesso spiegherò. Allora, questo è Friedrich Hayek. Una sua velocissima biografia: nasce alla fine dell'Ottocento, muore alla fine del Novecento, ha vinto il premio Nobel per l'economia, ha pubblicato diverse opere di diversa natura, ha pubblicato naturalmente opere di economia, opere di psicologia teoretica, filosofia politica, scienza politica, filosofia morale, scienza della morale o psicologia sociale, soprattutto nel finire della sua carriera, quando crebbe l'influenza della filosofia morale di David Hume sulla sua opera. Io ho individuato nel paper che ho scritto, che poi vi darò il link nel caso dovreste leggerlo, tre ondate di liberalismo classico nel Novecento. Il Novecento è stato l'età dei totalitarismi, ma ci sono state tre, diciamo, ondate in cui si possono trovare diversi scritti che appartengono alla tradizione classica del liberalismo. La prima è proprio la fine della Seconda Guerra Mondiale. Durante questi anni vengono pubblicate queste tre opere. Tutte queste tre opere hanno in comune il fatto di attaccare la crescita dello Stato, e quindi lo Stato totalitario, e mettere in comune i due totalitarismi del Novecento, che sono il nazifascismo e il comunismo sovietico. Poi c'è la seconda ondata, quella del 60-64, qui abbiamo ancora opere che da un certo punto di vista diventano più estreme, cioè oltre a essere una critica del totalitarismo, diventano una critica dello Stato interventista nell'economia. Abbiamo Hayek, Leoni, Friedman e Ayn Rand. E poi abbiamo la terza ondata, 73-75, qua nel giro di 3 anni vengono pubblicate una serie di opere che hanno posto le basi per tutto il pensiero liberale classico e del libertarismo, soprattutto quello americano, della seconda metà del Novecento. E qui vediamo comparire per la prima volta scritti di carattere, diciamo, che vanno oltre il liberalismo, e quindi parliamo di anarcocapitalismo, che Buchanan ha già citato. Allora,
tre scuole che possiamo identificare sono quelle del liberalismo Whig o del governo limitato, quindi Hayek, Milton Friedman e James Buchanan. I tre punti fondamentali del liberalismo Whig sono: il ruolo dello Stato deve essere concentrato nell'amministrazione della giustizia, nella difesa dei confini e dell'ordine e nella gestione dei beni pubblici. Il minarchismo, invece, è quello di Nozick e Rand, lega lo Stato a due compiti soltanto: l'amministrazione della giustizia e la difesa dai nemici esterni e l'ordine sociale. E invece i beni pubblici vengono amministrati da comunità private o da imprese. L'anarcocapitalismo affida invece tutti questi compiti a imprese private e comunità private. Io parlo nel titolo della mia presentazione di liberalismo robusto. Ah, questo concetto nasce nelle scienze naturali. È stato applicato per la prima volta in economia negli anni 70 parlando di finanza, ed è stato poi alla fine degli anni 90 applicato anche all'economia politica. Il concetto di robustezza prevede che una teoria di economia politica debba rispondere a due criteri: la coerenza interna, quindi la coerenza logica, non ci devono essere naturalmente contraddizioni, e la resistenza in caso di deviazione dalle assunzioni iniziali. Per esempio, il liberalismo di Buchanan parte dal presupposto che gli uomini siano homo economicus, cioè siano razionali, riescano a capire in maniera precisa i rapporti di causa-effetto, eccetera, eccetera. Come vedremo, questa è un'assunzione che non risponde ai criteri di robustezza, perché se noi allentiamo questo criterio e quindi mettiamo nel sistema, nel modello, individui che non sono razionali in questo senso, ma sono razionali in sensi diversi, adesso non entriamo in questo dibattito, il liberalismo di Buchanan non funziona più. Luca non sarà d'accordo, ma... Allora, il liberalismo robusto deve dunque avere i due criteri dell'economia politica robusta, cioè coerenza interna e resistenza in caso di deviazione delle assunzioni iniziali, deve avere forti basi epistemologiche e scientifico-sociali e deve avere una teoria plausibile dell'origine delle istituzioni della libertà. Istituzioni della libertà è tra virgolette, perché è proprio il termine che usai per distinguere una società libera da una società non libera. Qui ho cercato di categorizzare gli autori di cui ho parlato prima, ho escluso in Rand perché la sua filosofia la trovo la più debole, e qui ho messo, diciamo, gli autori fondamentali. Qui ho diviso tra il genere di argomenti che questi autori usano per giustificare le rivendicazioni normative del proprio liberalismo, e quindi abbiamo una divisione che tra conseguenzialisti e argomenti di tipo deontologico, e poi ho voluto mettere proprio quella sulla teoria delle istituzioni della libertà. E qui abbiamo James Buchanan col suo contrattualismo bayesiano, Nozick e Murray Rothbard con la teoria giusnaturalista delle istituzioni della libertà, per cui la mente, attraverso l'uso della ragione noi possiamo individuare quali sono i diritti naturali degli individui, e sempre attraverso l'uso della ragione possiamo costruire, modellare le istituzioni che meglio si adattano a questi diritti. Basta leggere Nozick in Anarchia, Stato e Utopia, il primo capitolo intero è un uso spregiudicato della ragione per costruire quelle che sono le istituzioni giuste in senso lucchiano di una società libera. Quindi si parte dai diritti naturali, si costruiscono queste istituzioni, quelle sono le istituzioni, se si devia da questo tipo di istituzioni si è in un regime non liberale. Perché il liberalismo di Hayek è diverso? Allora, Hayek ha scritto delle opere di storia del pensiero liberale, specialmente questo piccolo saggio che è importantissimo per comprendere la sua filosofia, che è Individualism True and False. Per Hayek l'individualismo autentico è il liberalismo. E vedremo che se noi leggiamo questo saggio di Hayek e lo confrontiamo con l'interpretazione classica o mainstream del liberalismo, troviamo delle differenze forti che ci possono indicare in cosa differisca appunto il liberalismo di Hayek. Individualisti autentici sono John Locke, e c'è un asterisco perché John Locke, secondo Hayek, si macchia del peccato di essersi fatto contagiare dal razionalismo di Cartesio e Bacone, Mandeville, Hume, Josiah Tucker, Smith, Tocqueville, Menger e Acton. Gli individualisti falsi invece sono tendenzialmente gli appartenenti all'illuminismo francese, e quindi Voltaire e Rousseau, ma Diderot, tutti i fisiocratici, gli utilitaristi britannici, quindi Bentham e la sua scuola, e John Stuart Mill. John Stuart Mill è, nell'interpretazione classica, il liberale dell'Ottocento. Per Hayek invece John Stuart Mill è la figura che ha
decretato la morte del liberalismo britannico, perché si è fatto influenzare da Comte, quindi dal pensiero positivista. In più si è sposato con Harriet Taylor, che era una nota socialista, e quindi ha cominciato a inserire piccoli elementi di socialismo e di positivismo nelle sue opere, portando appunto al declino dell'individualismo autentico in Gran Bretagna. E difatti il paradosso è che l'individualismo autentico nato in Gran Bretagna, in particolare in Scozia, vede i suoi più grandi esponenti nell'Ottocento in Francia, e quindi Tocqueville come si chiamava il... vabbè, non mi viene, l'autore della libertà degli antichi contro quella di Costant, esatto. Qui abbiamo le differenze teoriche tra individualismo autentico e individualismo falso. L'individualismo autentico è caratterizzato dal razionalismo critico, per cui il primo compito della ragione è analizzare se stessa e riconoscere i propri limiti. Limitatezza della conoscenza umana: l'uomo non può conoscere tutto e quindi non può conoscere le conseguenze delle proprie azioni e non può perciò pianificare la società non singolarmente. La spontaneità dell'ordine sociale, per cui il riconoscimento che l'ordine della società, non soltanto nella sfera economica, non dipende da una grande mente, non è pianificato da nessuno, ma è il risultato intenzionale di azioni intenzionali. È l'origine organica delle istituzioni. L'origine organica delle istituzioni è una frase che si deve a Karl Menger, che era un economista di fine Ottocento, il padre del marginalismo, e significa semplicemente che istituzioni come la moneta, la lingua, che altro tipo di istituzioni, il mercato, il sistema dei prezzi, sono tutte istituzioni che non sono il risultato della pianificazione di uno o del gruppo appunto che rappresenta la società, ma sono il risultato, appunto, come diceva Adam Ferguson, delle azioni degli individui senza nessun tipo di pianificazione, senza il controllo delle conseguenze delle proprie azioni. L'individualismo falso invece è caratterizzato da un razionalismo ingenuo, per cui Voltaire poteva dire: se non vi piacciono le vostre leggi, buttatele e scrivetene di nuove. E il costruttivismo sociale, che è appunto quella teoria che prevede l'uso della ragione nella creazione di istituzioni che regolano la società. Allora, qui velocemente David Hume, per poi capire perché è importante per Hayek. Nel 39 Hume pubblica le prime parti del Trattato sulla natura umana, aveva solo 28 anni, un'opera bella qualcosa. E quali sono gli elementi fondamentali del pensiero di Hume? Hume, appunto, è autore di un sistema che mette insieme la filosofia della mente, la filosofia morale, lo studio delle passioni e lo studio scientifico della politica e anche dell'economia. I presupposti sono, anzi, le conclusioni della sua filosofia della mente sono che la ragione non può produrre alcuna azione. Tutta la prima parte del trattato è una spiegazione del perché, la seconda parte del trattato è una spiegazione del perché sono le passioni e non la ragione a provocare le nostre azioni, e la ragione può fare soltanto da filtro tra le passioni, può soppesare le diverse passioni e portare l'individuo a compiere un'azione piuttosto che un'altra, ma non è la molla che spinge l'individuo ad agire. La frase fondamentale del trattato è, secondo me, questa, cioè appunto che le leggi della morale non sono il risultato della ragione. Hume, messa questa frase nel contesto, sta cercando di spiegare perché le altre scuole di filosofia politica hanno torto. Hanno torto perché partono da presupposti sbagliati. Per esempio, lui attacca il liberalismo Whig di John Locke, che parte appunto dei diritti naturali e dice: c'è stato questo contratto sociale per cui gli uomini hanno dato al governo certi compiti come quello della difesa della vita, proprietà privata e libertà. Hume dice: non è così, le leggi della morale sono il risultato di un'evoluzione. Gli uomini, quando vivevano nello stato primitivo, hanno per forza di cose dovuto adottare delle leggi
senza le quali non ci sarebbe potuta essere proprio la società, ma non è stato un riconoscimento cosciente di queste, dell'utilità di queste leggi. L'uomo ha cominciato a utilizzare queste leggi perché era il modo attraverso il quale si poteva raggiungere un certo ordine sociale, una divisione del lavoro, una creazione della ricchezza, si poteva quindi arrivare a un benessere superiore rispetto allo stato, diciamo, chiamiamolo pre-primitivo. Lo stato primitivo è già uno stato di società in cui gli uomini hanno una certa divisione del lavoro e quindi sono sottomessi al rispetto delle leggi. Le leggi della morale sono perciò convenzionali, nel senso che non sono artificiali, significando un uomo ha scritto queste leggi e da quel giorno gli uomini gli altri le hanno adottate, e non è nemmeno naturale, nel senso che gli uomini hanno connaturate queste leggi, per cui basta scoprirle e una volta scoperte si seguono queste leggi. Il processo evolutivo di selezione delle istituzioni è appunto quello che ha portato all'emergere di quelle che lui chiama tre leggi di natura. Le leggi di natura sono la proprietà privata, la proprietà stabile, la chiama Hume, lo scambio per consenso, cioè l'unico modo per cui un oggetto può passare di proprietà da me a un altro individuo, è quello del consenso tra le due parti, e il terzo è quello del proprietà privata, scambio per consenso, non me lo ricordo, la terza legge di natura non me la ricordo. E una volta che queste tre leggi di natura si sono imposte, c'è bisogno di un qualcosa di accessorio, perché gli individui non debbano essere costretti da uno stato, costretti da una parte terza al rispetto di queste tre leggi di natura, è necessario che emerga il senso di giustizia. E quindi Hume racconta, cioè proprio il racconto della storia, secondo lui, di questo modello attraverso il quale emergerebbe il senso di giustizia, per cui gli uomini cominciano a rispettare, cominciano a vedere negli altri figure titolari dei propri possessi. Qua ho un piccolo schema per comprendere perché parlo di tradizione di Hume. Questo sono il numero di citazioni fatte da Hayek nelle sue quattro opere principali di filosofia politica. Nella sua prima, che è La via della schiavitù, Hume è citato due volte e c'è una citazione ogni 130 pagine. Nella società libera è citato, mi pare, 32 volte, una trentina di volte, e c'è una citazione ogni 20 pagine. In Law, Legislation and Liberty c'è una citazione ogni 14 pagine, e in totale le citazioni sono oltre 40. E nella sua ultima opera, The Fatal Conceit, le citazioni sono una ogni 12 pagine. Quindi possiamo vedere che, in termini assoluti, naturalmente Law, Legislation and Liberty è quella con più citazioni, ma Law, Legislation and Liberty è un libro da 500 pagine, The Fatal Conceit a 120 pagine, per cui sono tante citazioni per un libretto del genere. E quindi vediamo che l'importanza di Hume per comprendere il pensiero di Hayek si fa sempre più forte, e siamo arrivati al liberalismo robusto di Hayek. Allora, abbiamo detto che oltre alla coerenza logica interna e alla possibilità di essere robusto anche allentando i presupposti, le altre due basi necessarie per avere una teoria robusta della libertà sono quelle delle basi epistemologiche, scientifico-sociali robuste, e queste sono le basi del liberalismo di Hayek, cioè sono elementi che vengono dalla sua opera di tipo scientifico-sociale. Quindi l'ignoranza radicale, gli individui hanno una conoscenza solo soggettiva e limitata della realtà, e quindi conoscono tendenzialmente bene ciò che li circonda, sono tendenzialmente ignoranti dei processi che portano all'ordine sociale, e non conoscono per nulla eventi o anche soltanto la realtà fisica di luoghi che sono distanti nel tempo e nello spazio. La limitatezza della ragione: l'uomo non dispone di una ragione perfetta e limitata, non dispone del controllo dei rapporti di causa-effetto, almeno ne ha una comprensione soltanto limitata. La conoscenza è dispersa, come ha già detto Luca. La spontaneità dell'ordine, quindi l'ordine sociale, è spontaneo. L'origine organica delle istituzioni, comprese le leggi della morale, quindi questa è l'influenza di Hume.
E poi per arrivare a un liberalismo, però, per, come ci ha spiegato Hume, c'è ciò che è e ciò che dovrebbe essere, e sono due cose separate. Com'è che Hayek, partendo da questi, da queste basi di tipo scientifico-sociale, arriva al liberalismo? Perché è proprio liberalismo? Perché? Perché Hayek parte da una concezione common sense di ciò che è socialmente desiderabile. E quindi l'uomo medio, il senso comune, cosa indica come socialmente desiderabile? La pace sociale, per cui io devo, posso compiere le mie azioni senza dover correre il rischio di essere accoltellato alle spalle in ogni momento, è un certo benessere economico, per cui diciamo il non morire di fame è preferibile al morire.